Siamo all'Istituto di Ematologia Seragnoli dell'Ospedale Sant'Orsola, ospiti di Bologna AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, per parlarvi di un progetto solidale realizzato in collaborazione con il Club Rosso Blu. Siamo con il presidente di AIL Bologna, Sante Tura. Professore, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Ci racconti un po' che cos'è la realtà di AIL Bologna, che cosa fate e che cosa organizzate, quali sono i vostri progetti? L'AIL è un'associazione che è stata fondata alla fine degli anni 70 a Roma da parte di oncologi, ematologi e anche uomini di legge. Che cosa facciamo? Noi statutariamente per prima cosa dobbiamo aiutare la ricerca. Noi siamo a Bologna, siamo fortunati, siamo vicini all'Istituto Seragno, uno degli istituti più importanti nazionali di ematologia, quindi ci è facile trovare l'ente al quale dare i nostri finanziamenti. In secondo luogo noi dobbiamo cercare di aiutare, abbiamo un'attività sociosanitaria, sanitaria sempre nell'ambito dell'ematologia ovviamente, quindi abbiamo l'assistenza domiciliare. Abbiamo la presenza dei nostri volontari nell'istituto, supportiamo alcune attività di The Hospital e poi abbiamo a casa AIL, un po' il nostro gioiellino. E questo è abbastanza tipico dell'ematologia, cioè le ematologie non sono tantissime in Italia, quindi molto spesso il paziente che ha bisogno viene da città diverse, da regioni diverse, molti di qui vengono dal sud. Cerchiamo di aiutare coloro i quali arrivano e non si trovano in condizioni finanziarie brillantissime e noi li accogliamo gratuitamente in quella che chiamiamo casa AIL. Professor Gian Antonio Rossi, grazie per averci accolto qui ad AIL. Vedo che lei al collo ha una sciarpa particolare. Di cosa si tratta? Si tratta di questo, tutto l'istituto e l'AIL sono molto grati al Bologna. Si tratta di una sciarpa solidale che è stata fatta in connubio col Bologna Football Club e l'AIL di Bologna, infatti il logo è presente. È una sciarpa solidale che si dovrebbe trasformare in delle cose buone. Abbiamo fatto anche due conti, il Dall'Ara ha 38.000 spettatori circa. Al completo, se tutti comprassero la sciarpa solidale, poi dirò dove si può acquistare, potremmo coprire l'assistenza domiciliare AIL per un anno intero, che è un ospedale a casa che l'anno passato ha seguito 170 persone continuativamente. Non si tratta di persone, come si dice, terminali, si tratta di persone che possono beneficiare di questo. Ma se solo metà dello stadio, per esempio, o anche meno, riuscisse a comprare una sciarpa solidale, potremmo ospitare più di 100 famiglie che si recano all'Istituto di Ematologia per essere curate, un risultato minimo anche il 10%, col 10% assicuriamo un'assistenza psicologica ai nostri pazienti per l'intero anno. Ed è una sciarpa che si può acquistare o all'Official Store del Bologna Football Club, allo Stadio Dall'Ara, oppure andando sul sito www.ailbologna.it. L'offerta minima è 13 euro, quindi poco più di 10 caffè o poco meno, ed è una cosa molto bella e garantisco, se posso permettermi, che sono denari che verranno spesi molto molto bene a favore di tutti i pazienti ematologici di Bologna e di provincia.